cantante in massa Z, com'è? Coqua Z. Sapete che mi hanno detto che anni fa, 40 anni fa, se avevi la ragazza a Casnigo ti prendevano a sassate. La tua maglia penso che esprima, il nome sulla tua maglia esprime più di metà dello spettacolo che hai fatto. La bergamaschità nello spettacolo, perché purtroppo ce n'è poca e quindi è importante avere il coraggio di tenerla in palmo di mano, perché noi bergamaschi siamo grandi non per la politica, non per le corruzioni, ma perché abbiamo grande sentimento, abbiamo grandi qualità di lavoratori e poi l'arte da portare in giro per il mondo. Io per fortuna poi da ventriloquo sono l'unico ventriloquo italiano che può dire con questa voce particolare, questa voce la regalo al mio pupazzo Sergio, che diventa un mini Gabibbo che dice la verità su tutte le cose che nel mondo non funzionano. Per arrivare a dove sei arrivato tu, attore, comico, professionista, ci vuole tanti anni di studi, di carriera, di esperienza. Sicuramente lo studio, però la grande fortuna di avere predisposizione, cioè la grande fortuna di avere mia mamma e mio papà che mi hanno regalato il talento, che è l'80% del riuscire a fare questo lavoro, con quel 20% di coraggio del dire vado avanti anche se il lavoro è meno sicuro di tanti altri, ma oggi per fortuna fare l'artista è un lavoro più sicuro di fare qualsiasi altro lavoro, perché sono tutti a piedi per colpa della Fornero e di tutti i politici che rubano. Cosa vuol dire fare comicità al giorno d'oggi? Si può vivere di questo? Riesci a vivere sicuramente se puoi fare come argomento dei tuoi spettacoli l'attualità, con l'intelligenza, senza la volgarità, e cercando di fare che i tuoi spettacoli siano dei piccoli comizi di vera politica, perché tu cerchi di risvegliare le coscienze e di far riflettere il cittadino sulle fregature che sta prendendo e sulla poca onestà gestita non dai delinquenti che fanno le rapine, ma dai politici che gestiscono i nostri soldi guadagnati col sudore della fronte. In uno spettacolo comico ci vuole comunque anche un finale drammatico. Più che drammatico, un finale che fa capire che il comico fa solo ridere. I grandi comici sono anche grandi attori drammatici. Ecco il motivo per cui anch'io mi sono inventato questo finale teatrale da attore di teatro, e poi in questo bellissimo teatro che è il Teatro Fratellanza di Casnigo, per me era quasi d'obbligo fare un finale per dimostrare sono un attore, riesco anch'io a dare l'emozione che danno i grandi attori in un grande teatro. Ascoltate il suono del dialetto bergamasco se avete amici o parenti, perché è uguale all'ebraico biblico. Io dico o mi prendo in giro, invece da lì nasce l'idea del mio spettacolo. Sentite, una parola in ebraico biblico, corna in ebraico biblico, lingua antica, kerem, com'è in bergamasco? Corem. Sentite un po', una lingua antichissima mi fa kerem, il bergamasco, kerem, 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 kerem. appena una minima differenza vuol dire che il bergamasco ha un'importanza nella storia del mondo. Vuol dire che il bergamasco potrebbe essere una lingua? Guardate che il sardo, per decreto legge, è passato a lingua. Il sardo è...